Chi è là? Harry Tomasino mi ha mandato a ritirare il suo ordine. Va bene, entra. Mila? Allora, sei tu quello di cui mi parlava Henry? Già, hai la sua roba? Bene, eccola qui. MG42, fatta in Germania. La falce di Hitler, la chiamavamo, una bellezza. Ben 12 kg. Calibro 7,92. 1200 colpi al minuto, la più veloce al mondo. Un nastro da 250 colpi, portata di 1200 metri ed estremamente affidabile. Non so a cosa dovete sparare, ma a meno che sia in un cazzo di carro armato, beh, allora sayonara, baby. Devo mostrarti come si usa? No, grazie, le conosco. Anch'io sono stato in guerra. Ma va? Aspetta, mi prendi in giro. Aspetta, aspetta. E dov'eri? Normandia? No, Africa? Un attimo, fammi indovinare. Operazione Husky. Ma dai! In che unità eri? 504esimo para. Davvero eri un paracadutista? Ve la siete vista brutta, ho sentito. No, non è stata una scampagnata. Sono stato colpito e mi hanno mandato a casa. Qualche medaglia? Purple Heart e CVM. Ehi, wow, una croce. Sai, non le danno via per niente quelle. Io ero in Normandia, siamo sbarcati a Utah Beach. Anche lì non è stata una scampagnata, ma... E mentre scavalcavo un recinto al ritorno, mi sono cavato l'occhio col ramo di un albero. Eh beh, è stato sufficiente per congedarmi. Senti, devo proprio andare. Va bene. Ehi, a proposito, sono Harry. E io Vito. È stato un piacere, Vito, un vero piacere. Se ti serve qualcosa, sai dove trovarmi. No, oh, ehi. Ecco qui. Spero che tu sia in macchina. È grossa. Buona fortuna. Grazie, Harry. L'arma è nella cassa e nel furgone fuori in cortile ci sono mucchi di munizioni. Prendi pure, è già tutto pagato. Ehi, attento là fuori.
Di dove sei, Harry? Sicilia. Come mai negli States? Mussolini. Ti ha preso un biglietto, eh? Ma che simpatico, Joe. Mio padre era un uomo d'onore. Le cose sono andate male quando è salito Mussolini. Il mio vecchio ha pensato che mi avrebbero arruolato o arrestato. Così mi ha mandato qui e mi ha trovato un lavoro con Clemente. Tuo padre, invece? Ha detto che era troppo vecchio per il viaggio. Mussolini l'ha fatto arrestare. È morto in prigione. Non ci hanno nemmeno restituito il suo corpo per il funerale. Brutta storia. E com'è che parli così bene? Arrivano! Quelle auto nere! Vito, mira al bastardo grasso. Dobbiamo farlo fuori prima che entri. Preparati! Bene, ci sono. Delle armi lassù, a quella finestra! È lui, Vito! Siete quel grasso! Siamo beccati! Smettila di sparare, ragazzo! Sto diventando sordo! Bene, Vito, vai in cielo. Vieto, te compro io, muovi! Hai paura, giuro! Tutto qui quello che sai fare, in casino, in guai. Lo vedete? E andiamo, hop, hop! Muoviti, Vito! Non possiamo far scappare quel ciccione di merda! Ok, prima tu. E tu l'eroe di guerra. Vai, ti copriamo noi! Veniamo a prenderti, porcellino! Vito, copri! Bene, Vito, andiamo! Lo prendete! Tutto qui quello che sai fare, in casino, in guai! Dai, andiamo! Hop! Muoviti, io ti copro! Sei morto! Oh, cazzo, attenti! Crepa, bastardo! Cosa cazzo è? Dai, ora l'intero cazzo di posto finirà in cenere. Muori, bastardo! Muoviti, Vito, dobbiamo andare! Ok, premi il pulsante, Vito. Andiamo, prendiamo l'ascensore.
che minchia fai, Joe? Cosa? Oh, Sid, è roba buona. Dovreste provarla. Vai pure, ma io non bevo sul lavoro. Eccoli che arrivano! Vedo Bob. Beh, allora dei nostri. Muoviti, vedo Bob! Un esercito. Aprimi le spalle! Vedo, Joe, quello che sei fatto! Incasere! Adesso ti aspetti che faccio! Mi stanno sparando, porca puttana! Dito, fa qualcosa! Sei tu l'esperto! Paura, George! Devi fare di meglio, ma... Coraggio, il porco è da sopra! Non uccidetemi! Vi prego! Sono sposato! Non fatelo! Però è tutto quello che volete! Non uccidetemi! Per l'amor di Dio! Don Clemente demanda i suoi saluti. No! Cazzo! Ma che cazzo ti dispiace? Harry, stai bene? Dove ti ha preso? No, non sto bene per un cazzo! Mi ha preso la gamba, cazzo! Oddio! Eh già! Figlio di... Sta perdendo sangue dappertutto! Portatemi dai Greco! Il fottuto pettore! Il fottuto dottore, idiota! Ok, calmati, saremo lì in un minuto! Quello Greco vive a Hyper! Siamo dalla macchina! Madonna santa! Pesi più di quanto sembri! Quel ceccione de merda mi ha quasi fatto saltare le palle! Rilassa, te ne è mancato di un minuto!